Vorrei leggere di nuovo, come di consueto, un altro stralcio dall'agenda e anche un piccolo discorso che ha fatto, una botta risposta che ha fatto Sherry Aubin negli Evening Talks, cioè i discorsi serali che tenne negli anni 20, siamo già indietro di un bel po' di tempo. Ma incominciamo dall'agenda, che si sofferma su un aspetto che forse abbiamo ancora sottovalutato e che dopo voglio spiegare perché ritengo essere molto importante ai fini della questione della guarigione. Siamo nel il 29 febbraio 1956, prima manifestazione sopramentale, durante la meditazione in comune del mercoledì. Madre afferma, è un testo manoscritto di Mary, afferma: stasera la presenza divina era qui, concreta e materiale, presente tra voi. Avevo una forma d'oro vivo, grande come l'universo, e stavo davanti a una porta immensa d'oro massiccio, la porta che separa il mondo dal divino. Mentre guardavo quella porta, ho saputo, e l'ho voluto in un unico movimento di coscienza, che il momento è arrivato. E sollevando con entrambi le mani un enorme martello d'oro, ho abbattuto un colpo, un solo, uno solo, sulla porta. E la porta è andata in frantumi. Allora la luce, la forza e la coscienza sopramentale si sono riversate a fiotti ininterrotti sulla terra. Cioè, Madre dice che dal 1956, ininterrottamente, si sta riversando una qualche nuova forma di energia che prima non c'era. Ed era questa energia sopramentale, qualcosa che va al di là della mente. Ragione per cui è chiamata sopramentale, naturalmente. Vediamo un momentino cosa diceva però già nel 1924 Sri Aurobindo, il 4 aprile del 1924, nei discorsi serali. Un discepolo gli chiede: come potrebbe lo yoga sopramentale influenzare il piano terrestre e le leggi di questo universo? Sri Aurobindo risponde: se la verità sopramentale divenisse un fatto su questa terra, allora sicuramente non si pensi che anche il Pushvala cambierebbe subito. Non so cosa sia il Pushvala, suppongo un monte, un qualcosa che comunque è refrattario a cambiare. Sarebbe però più semplice per gli altri esseri umani incarnare quella verità, quella verità sopramentale o comunque qualcosa di essa. Creerebbe un'atmosfera nel mondo. Questo mi sembra il punto essenziale: creerebbe un'atmosfera nel mondo, ma nell'umanità in generale introdurrebbe non introdurrebbe una rottura improvvisa. Renderebbe però più facile per un maggior numero di persone raggiungere il piano intuitivo, quindi non subito sopramentale, ma intuitivo. Attualmente, siamo nel 1924, ci sono molto poche persone che possono farlo. L'influenza di colui che porta giù la verità sopramentale sarebbe però più efficace su quelli che sono venuti in contatto con lui e sarebbe in proporzione alla loro apertura al potere superiore. Ma non significa che gli alberi incomincerebbero a parlare o che la mente animale cambierebbe improvvisamente. Allora non cambia nulla? Chiede infatti un discepolo. Potrebbe essere che nessuna influenza sarebbe prodotta sul piano terrestre? Sherobindo risponde: il potere è lì, e che prima non c'era. Anche l'atmosfera, questa atmosfera terrestre, no? Anche l'atmosfera è lì, e che prima non c'era. E quindi è destinata a determinare un certo cambiamento, anche se non altererebbe radicalmente le leggi dell'universo, o almeno non subito, questo lo dico io. Ho letto queste parti dell'agenda e dei discorsi serali, perché molto spesso mi si dice: sì, vabbè, ma l'autoguarigione è una cosa che o avviene così in modo incontrollato, come se fosse un miracolo, tra virgolette,
Oppure è un qualcosa che possono fare soltanto i grandi mistici, i grandi santi, le persone più evolute. La mia risposta a questa affermazione, a questa, diciamo, obiezione è che questo era vero una volta, non è più vero. Attualmente c'è questa atmosfera sopramentale nell'atmosfera terrestre. La si può sentire. Come lo so? Non lo so perché c'è scritto qui. Lo so perché io la sento nel mio corpo, nelle mie cellule. Ora però qualcuno potrebbe pensare, sì, vabbè. Tra l'altro, Aurobindo dice, le persone incomincerebbero a diventare più intuitive. Non si tratta di diventare dei personaggi super realizzati, basta diventare un pochino più intuitivi e lasciare, rilassare il corpo, rilassare la mente, non pensare a nulla, lasciarsi andare. E percepire questa atmosfera sopramentale che esiste già nell'atmosfera terrestre, che prima non c'era. Ragione per cui oggi noi possiamo guarire e autoguarirci molto più facilmente di quello che si poteva fare una volta. Se non ci riusciamo, non è dovuto al fatto che non siamo dei santi, è dovuto al fatto soltanto, esclusivamente a una cosa, che interviene la mente, interviene questo raziocinare. Ed intervengono le credenze specialmente su cosa e come funziona il nostro corpo, su come e cosa dovrebbe poter fare o non fare la medicina, su cosa ci fa bene o cosa non ci fa male. Beh, mettiamo in dubbio tutte queste cose. Proviamo a pensare. Beh, oggi fa un caldo, boia. L'esempio non è calzante perché ce la fa, ma immaginiamo in inverno. In inverno fa un freddo boia, nevica, uscite e vi dimenticate il maglione e siete al freddo, vi viene paura di prendere il raffreddore. Negate questa suggestione, è una suggestione. Soltanto perché continuiamo a credere in queste suggestioni, quel potere, quell'atmosfera sopramentale che oggi finalmente c'è nell'atmosfera terrestre, viene bloccata, le viene impedita di agire. Se riusciamo ad astrarci da queste credenze, da questi condizionamenti, da questo modo di pensare che ci viene inculcato fin da piccoli, lasceremo libera di agire questa energia e l'autoguarigione avverrà in modo molto più facile e molto più semplice di quel che crediamo. Ed è importante quindi tenere in considerazione, diciamo, in sottofondo questa idea che l'autoguarigione è finalmente possibile anche a livello globale, anche per le persone normali come me, senza essere mistici o grandi realizzati, perché c'è questa atmosfera e da cui noi possiamo attingere. Basta volerlo e basta distaccarsi dalle suggestioni e dai condizionamenti mentali che ci impone la mente e l'educazione. Proviamo a farlo e vediamo se fa la differenza. Ciao.